Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao ragazzi, ciao! Oggi live interessantissima, sciamanesimo, sacro femminile, piante maestre, argomenti che non vedo l'ora di approfondire insieme a voi e con la nostra super ospite, Silvia Scalco. Vi ricordo i corsi di Luca e poi ve la presento. 29 maggio, Monza, campane tibetane, secondo livello, tutto esaurito. 9 giugno, la fine del New World Order con Gabriele Sannino. 11 giugno, The Covid Show, Andrea Tosato a Frascati. 12 giugno, Pillola Rossa, Sanremo, Luca e Davide Cristallo. 19 giugno, Giuliana Conforto a Frascati. 19 giugno, Pillola Rossa a Monza. 3 luglio, Laboratorio di Transurfing a Napoli. 10 luglio, Laboratorio di Transurfing a Martina Franca. 17 luglio, laboratorio di transurfing a Pesaro, e dopo l'estate ripartono tanti tanti altri laboratori interessantissimi. E ora è arrivato il momento, io vi faccio conoscere adesso la nostra ospite, e con noi Silvia Scalco. Ciao Silvia! Ciao a tutti, buongiorno a tutti, grazie! Grazie di essere qui, felicissimi, l'argomento mi piace tantissimo. Silvia, donna medicina, giusto? Sì. Sì, donna medicina. Stupenda. Ci racconti un po' del tuo percorso? Certo. Allora, mi piace definirmi donna medicina perché credo che la medicina incarna l'essenza del femminile e del maschile altrettanto. Parlo di femminile perché in questo caso io incarno un guscio femminile, ma diciamo che noi siamo medicina. L'abbiamo dimenticato, quindi siamo qui per ricordare, per riattivare. La mia storia è... parte un pochino da qualche anno fa, quasi 10 anni fa, dove in concomitanza a una grande rinascita che ho avuto e a una cura profonda, il fatto di essere diventata mamma, mamma di Iside, e in concomitanza subito dopo ho avuto l'incontro con una diagnosi di uno stato di non salute, di disarmonia, e da lì è partito il mio percorso con lo sciamanesimo, le piante maestre. Ho cominciato il mio percorso di ritroso, quindi sono ritornata pian pianino nel mio centro, nella mia casa, all'interno del mio sé, passando attraverso il cuore e andando a incontrare varie dinamiche, varie parti di me sconosciute, praticando appunto queste pratiche all'interno della tradizione sciamanica con l'utilizzo in questo caso di piante maestre. Che bello, sono tornata nella mia casa, mi piace sì. Tanto questa definizione. So che la tua esperienza è stata anche fuori dall'Italia, in Brasile, un'immersione nella pratica dello sciamanesimo. Cosa ti ha portato in Brasile? Come ti ha cambiata poi questo? L'esperienza del Brasile è arrivata quasi subito, perché sono andata in terra madre, diciamo, sono andata proprio a respirare quell'energia, quel potere che quella terra mi ha offerto. Infatti ricordo che il primo viaggio che io feci in Brasile, quando sono scesa e ho respirato quell'energia, mi sono sentita a casa. Sai come quando si ritorna in un posto che tu sai che le tue cellule sanno che quel posto è casa, e quindi sono... entrata per la prima volta in questa terra, ho respirato quest'aria di casa e mi sono immersa in questa terra in un'energia molto potente, molto poderosa. Quindi a contatto con gli sciamani, con le tribù indigene, in terre che non offrivano la mia zona, il mio stereotipo di zona di conforto, ma mi hanno messo fuori da quello che era il mio conforto, che la mia mente si era ben costruita. E lì ho cominciato a conoscere tutte le tradizioni che gli sciamani insegnano, le varie piante che popolano la foresta, che per loro sono medicine. E quindi attraverso gli insegnamenti, attraverso questi rituali, queste conoscenze, ho avuto, io dico sempre, l'onore di
incontrare in questa terra queste grandi potenze, queste entità, chiamiamoli come vogliamo, e nell'incontrare questo ho incontrato me stessa e quindi da lì poi è partito tutto il mio percorso di guarigione. Abitavi nella foresta insieme agli sciamani? Sono stata in tribù, sì, in piena foresta, a contatto con gli sciamani. Che meraviglia, che lì praticamente hai avuto un assaggio incredibile dell'essenza dello sciamanesimo, no? Sì, infatti sono stata catapultata in uno spazio dove la temporalità e lo spazio, la concezione di spazio sono stati completamente destrutturati, perché tu vai lì in queste dimensioni che sono molto semplici, fatte di semplicità, dove tutto è molto rallentato, quindi contrario di quello che noi viviamo. E quindi in quella lentezza. E in quella anche noia, perché è una giornata star lì magari a pulire delle foglie con delle vecchiette, con delle anziane, o a preparare il cibo con la ritualistica come loro insegnano, o andare nella foresta a conoscere le varie tipologie di piante. Era tutto molto lento, molto noioso per me che arrivavo da una frenesia, da una mente affamata di sapere, anche avevo molta fretta di arrivare a una sorta di destinazione di guarigione, che però insomma ho capito poi col tempo, sperimentando su me stessa, che non potevo avere fretta, quindi ho dovuto rallentare il mio tempo interiore e vivermi questa dimensione nuova, andando ad assaporare il piacere della semplicità e del tornare appunto a casa, del tornare indietro. Quindi, insomma, ti hanno insegnato il tempo, il valore del tempo, della noia anche, dello stare bene con se stessi, perché poi quando, tra virgolette, ci si annoia, ci si rende conto veramente di chi si è, no? Certo, e poi nella noia abbiamo tanto tempo da investire nel pensiero, lì ti accorgi se il tuo pensiero è sano o se è un pensiero malsano. Mi hanno insegnato il concetto di tempo con una concezione del momento presente, e ricordo sempre che presente, nella lingua portoghese viene pronunciata presente e significa regalo, quindi gli sciamani mi hanno insegnato che il momento presente è il regalo più grande dove noi possiamo contattare il nostro sé. Ed è anche l'unico momento che esiste, il presente, L'unico dove momento possiamo che esiste, fare esatto, dove ci possiamo attualizzare, ci possiamo incontrare e riconoscere. qualcosa, giusto? Come sei cambiata dopo questa full immersion nella foresta? Diciamo che sono cambiata molto verso l'esterno, quindi le persone non mi riconoscevano ovviamente perché ero totalmente un'altra persona, però nel cambiare la cosa bella era che io mi conoscevo sempre di più e quindi andando a togliere, perché ero talmente farcita di tante cose, sia materiali, energetiche e anche a livello di pensiero, di energie, insomma, che mi accompagnavano, e lì nel conoscermi profondamente ho cominciato a togliere e a rendermi conto che ovviamente l'incontro che ho fatto con me stessa era un incontro che mi imponeva di andare all'origine, a quella matrice che si può chiamare uno, si può chiamare essenza, scintilla, e per farlo dovevo essere il più leggera possibile, quindi ho cominciato ad alleggerirmi. Ok, beh, grazie, grazie mille. E lì hai conosciuto le piante maestre. Sì. Piante maestre, allora, per me sono, lo dico, me lo dico sempre, lo dico anche a chi, con chi ho l'onore di poter trasferire questa cosa, per me rappresentano medicina. Per me è stata, nel mio percorso di guarigione, sono state vere e proprie medicine che sono andate a sostituire la farmacologia classica che conosciamo. Perché sono medicine che ti portano, ti impongono anche di scendere nel tuo profondo e di incontrare ciò che a livello spirituale la tua anima ha innescato e poi il corpo fisico ha somatizzato e palesato con una sintomatologia, per l'appunto. E quindi, per intenderci, le piante maestre sono state il mio veicolo di cura. E piante maestre, si possono definire anche piante madri, perché appunto la madre ha la funzione di nutrire, di insegnare l'ABC.
al bambino. E mi piace anche ricordare che sono piante enteogene. L'etimologia della parola enteogeno è composta da due frazioni, dove una frazione, la prima, rappresenta l'ispirazione e la seconda il venire alla luce. Quindi la pianta enteogena è un'opportunità per rinascere nella luce, ricontattando l'entusiasmo che rientra sempre nella parola enteogeno, che abbiamo perso ma avevamo nella matrice bambina quando non era ancora intaccata e sporcata da niente. È vero, io ho sentito in una tua live che gli sciamani chiamano le piante maestro, le piante dello spirito, giusto? Sì, per loro sono vere e proprie entità in realtà, perché uno sciamano viene considerato tale quando intanto ha il potere di maneggiare le energie e di spostarsi su varie dimensioni e poi viene chiamato sciamano quando ha preso totalmente il potere che la pianta maestra in quel caso passa completamente, quindi la pianta passa il suo sapere allo sciamano. E per passarlo si intende che lui ha una stretta comunicazione con questa entità. E quindi per loro la pianta maestra è un'entità, è uno spirito guida. Ok. Ci fai, ci dici quali sono le piante maestre? Allora, parlo per la mia esperienza personale, la mia pianta maestra con cui ho, diciamo, acceso questo matrimonio di comunione con la mia anima è stata l'ayahuasca. E L'ayahuasca ora? per me, sì, l'ayahuasca per me ha rappresentato proprio il mio percorso di cura e quindi la commetto al primo posto ed è stata la pianta madre perché è un'energia femminile, gli sciamani la considerano proprio un'energia femminile, viene considerata la grande madre, rappresenta l'archetipo della grande madre. E l'ayahuasca è una pianta enteogena psicotropa che ha l'opportunità di allargare la nostra coscienza andando semplicemente a riportare i livelli che abbiamo nel sangue di DMT in fasi particolari della nostra vita, come la nascita, la morte, il sogno lucido e le esperienze di viaggio astrale. Quindi ti riportano in quella condizione biologica dove tu riesci ad accedere ad un allargamento della tua coscienza, della tua psiche, lì riesci a scendere nella tua profondità e attraverso il potere del cuore riuscire ad esprimere ciò che il cuore sa, conosce, esprimerlo e nell'esprimerlo andare a portare in luce tutte le nostre zone d'ombra e riportandone in luce si ristabiliscono degli equilibri, dei nuovi equilibri o dei vecchi equilibri che avevamo perso e in questo nuovo equilibrio riusciamo a raggiungere una guarigione fisica che parte però da una guarigione spirituale. Quindi è stato un matrimonio mistico che ha potuto veramente farmi passare attraverso l'esperienza e la simbologia della Fenice, no? Quindi andare un pochino a morire, quindi far morire tutte le parti che in realtà a Silvia non servivano più e rinascere con una consapevolezza, un peso corporeo ed energetico diverso. E quindi per me rappresenta proprio la medicina focale in primis. Poi ci sono altre piante maestre, altri rimedi ancestrali, chiamiamoli così, e altre tossine animali che sono all'interno del percorso sciamanico che io ho fatto in queste tribù. Prima ti ho fatto delle domande sulla ayahuasca perché io ho paura sempre di perdere il controllo, ma diciamo che forse può essere la cura stessa perdere il controllo per il tempo necessario per avere dei benefici. Assolutamente, infatti come dicevo prima, quando io andai in Brasile e mi ritrovai in uno spazio che non era la mia zona di conforto, ogni volta che una persona ha la possibilità di, l'opportunità, la possibilità e la grazia, dico io, di incontrare una pianta maestra, in questo caso io parlo di ayahuasca perché è il mio percorso, purtroppo e per fortuna, la cosa meravigliosa è quella proprio di abbandonare e per abbandonare e abbandonarci dobbiamo ovviamente, accettare, accogliere di perdere un pochino il controllo, quindi allargare i nostri confini, cambiare lo spazio che abbiamo costruito nella nostra zona mentale di comfort e nel perdere però il controllo ti rendi conto che molli ad una comprensione dove quando tu arrivi a mollare ti rendi conto che in quello spazio ti muovi meglio, hai
molto più spazio e quando respiri, respiri un'aria che nutre e non rilega all'interno di un contenitore che abbiamo costruito noi. Quindi la perdita del controllo credo sia alla base di un'esperienza con una pianta maestra, sì. Ok, ora è stata dichiarata illegale, vero? Solo in Italia? Sì. Allora, anche in altri paesi è dichiarata illegale, però questa cosa qua è successa da poco con un decreto che è entrato in vigore a marzo e quindi l'ayahuasca rientra in tabella 1, quindi paragonata a una sorta di sostanza stupefacente quando, diciamo, chimicamente, scientificamente non può essere paragonata ad una sostanza stupefacente, primo perché non è una pianta allucinogena, ma è una pianta psicotropa ed è ben diverso. E poi ci sono studi che confermano e anche, diciamo, delle documentazioni certificate dove l'ayahuasca è stata usata per molto tempo per andare a fare guarigioni fisiche e guarigioni neurologiche, a togliere dipendenze da oppiacei, da alcol, da nicotina, da sostanze come psicofarmaci. Quindi c'è tutta una serie di documentazione che certifica il beneficio che questa pianta porta, però dobbiamo ricordare in questo caso che siamo in Italia e purtroppo ci sono delle cose che non sono chiare, sono chiare ad una matrice, ad una matrix diversa dove io non rientro personalmente e quindi dobbiamo accettare anche un qualcosa che è inaccettabile in questo caso. Nemmeno io. Silvia, tu hai parlato di piante dall'energia femminile. Esistono piante anche dall'energia maschile? Cosa le differenzia? Allora, le differenze intanto la modalità di lavoro che fanno all'interno della nostra energia. Quindi per piante femminili si andrà sicuramente a lavorare con tutte diciamo, i simboli archetipici che rivestono il femminile, vanno a lavorare maggiormente sulla nostra polarità femminile, mentre il maschile fa il contrario, una pianta ad esempio molto maschile, che è una pianta maestra e che noi non ne siamo a conoscenza perché viene sempre usata, è sempre stata usata in maniera sbagliata, è il tabacco. Il tabacco è una pianta maestra maschile, rappresenta l'archetipo del padre, il messaggero, e maschile, quindi porta molto radicamento, molta presenza, molta centratura. E il tabacco, per come viene raccontato e preservato all'interno della cultura indigena e sciamanica, per poter ricevere questa cura dal tabacco, il tabacco generalmente viene aspirato. Quando una persona fuma, viene aspirato. Lo sciamano racconta che quando viene aspirato il tabacco è come noi stessimo imprigionando lo spirito del tabacco, in questo caso lo spirito del padre. Quindi il padre può diventare un padre autoritario, quindi un po' più rigido e un po' più che lavora nell'ombra, oppure può diventare un padre protettivo, un padre che insegna, che mostra. Quindi lo spirito del tabacco lavora in maniera di guarigione, con una forma di guarigione, quando lo spirito del tabacco entra in noi, non viene intrappolato aspirandolo, ma viene semplicemente tenuto in bocca. Il tabacco tenuto in bocca va a stimolare anche una reazione di pulizia che facciamo magari espellendo saliva o espellendo dei fluidi o dei muchi corporei, ed è un lavoro che il tabacco fa proprio per liberare il nostro corpo da tossine e anche da traumi che magari il nostro corpo a livello superficiale ha e quindi fa pulizia in questo modo. Quindi una pianta maestra maschile è il tabacco, conosciuta ma non conosciuta sotto questo punto di vista. Ok, noi facciamo praticamente chi fuma fa un uso errato di questa pianta maestra. Esatto, sì. Ok, e altre piante? Che è l'uso che si fanno? Allora, ti parlo sempre della mia esperienza personale. Allora, io ho lavorato poi con il sananga. Il sananga è una radice di un arbusto che viene spremuta e poi noi abbiamo il classico collirio che viene applicato però in maniera differente perché è un collirio che viene applicato ad occhio chiuso. Quindi viene messa questa goccina all'interno dell'occhio, poi noi apriamo, chiudiamo l'occhio, la goccia entra e il Sananga, che è un'energia maschile, però collegata all'elemento dell'acqua. Quindi abbiamo questa pianta che è una polarità maschile, ma un collegamento con un elemento femminile. Ed è interessante perché il lavoro che fa
va soprattutto a puntare la ghiandola pineale, quindi va a risvegliare un pochino la ghiandola pineale che dopo l'età adolescenziale in pubertà comincia ad atrofizzarsi. Quindi andiamo a riattivarla, cura tutte le malattie che sono all'interno del nostro campo oculare e poi fa un lavoro interessante perché l'occhio è collegato al meridiano del fegato, quindi lavora molto sullo stato emotivo della rabbia. E una persona con il Sananga si accorge che va ad affinare la percezione. Fa dei sogni lucidi, la sua vista migliora, la rabbia che ristagnava prima si allenta un pochino e quindi ha tutto questo beneficio sotto il profilo fisico e anche spirituale. Un'altra pianta maestra che io ho utilizzato è appunto il tabacco, viene chiamato rapé nelle culture dove io sono stata ed è un triturato proprio di tabacco. Tabacco selvatico, generalmente è mapacho, che è un tabacco organico non trattato appunto, molto naturale, e viene abbinato con fiori, con ceneri, con erbe, adesso stanno inserendo anche i minerali, e la funzione del rapè può essere molto varia, ci sono rapè che portano radicamento, appunto perché è una parte, una pianta maschile il tabacco, rapè che portano centratura, rapè di pulizia fisica, rapè che vanno a sincronizzare gli emisferi e è un elemento, una pianta maestra maschile collegata all'elemento dell'aria. Quindi pianta maschile, anche questa radice, radicamento, però lavora con l'elemento dell'aria, quindi riesce a collegare le due dimensioni. E poi ho conosciuto il cambo. Il cambo non è una pianta, ma è una tossina animale. Ed è un gel che secerne un particolare tipo di rana, la rana è abbastanza cicciottella, di un verde molto brillante, Phyllomedusa bicolor si chiama nello specifico. Questo gel viene raccolto dal dorso della schiena, viene appoggiato su delle tavolette, viene fatto seccare, in foresta lo applicano anche direttamente, lo raccolgono e lo applicano. E viene applicato a livello linfatico, quindi si fanno dei pontos, dei punti, vengono tolti dei puntini di pelle con un bastoncino apposito, viene appoggiato il gel e il gel è attivo da subito. È anche lui una tossina animale collegata alla forza maschile ed è collegato all'elemento fuoco. Prima di fare il cambo, la persona deve bere 1,5 litri, 2 di acqua. Perché all'interno del corpo si forma una sorta di combustione interna, in quella combustione il cambo raccoglie tutti i veleni che sono presenti all'interno del nostro corpo fisico e del nostro corpo spirituale, ce li fa espellere e quindi libera il campo, pulisce il corpo fisico e libera il campo e riattiva tutta la nostra energia. È un rimedio che viene utilizzato moltissimo per le malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla, la SLA, il morbo di Parkinson. Viene associata in alcuni ospedali per alzare le persone dalle sedie a rotelle, viene usata anche per andare un pochino a sanare i danni che la terapia classica può causare nel soggetto in questione e quindi è un rimedio che sta prendendo un po' piede in alcune zone, sicuramente non qua in Italia. Torniamo al discorso di prima. Ma tu hai provato questo rimedio della rana? Hai sentito proprio dentro il Sì, calore? calore. Io sono partita all'inizio con il cambo proprio per la mia situazione. E tu, quando lavori con il cambo, gli sciamani sono sempre molto poetici. Infatti, lo sciamano viene anche definito un cantastorie, perché loro dicono che il corpo si surriscalda e nel farlo tu senti proprio il cuore che comincia ad aumentare il battito. Cominci a sentire magari delle contrazioni a livello addominale, potresti sentire una pulsione a livello del collo, del capo, e dicono che è lo spirito della rana che si mette in connessione con il nostro spirito. Quindi noi ci uniamo a questo spirito, in questa combustione interna andiamo a bruciare tutto ciò che per noi rappresenta un veleno, per noi è tossico, e andiamo a purificare. Infatti, una forma di purificazione e di cura molto profonda nella tradizione sciamanica è il vomito, perché nel vomito lo sciamano racconta che buttiamo fuori molti più traumi spirituali che non fisici, quindi è un veicolo di cura e di pulizia molto profondo.
Diciamo che sono dei belli scossoni per il corpo, questi rimedi. Sì, è tutto molto impattante a livello fisico ed è una cosa molto bella questa perché lo sciamano dice, per fortuna che sono impattanti a livello fisico, perché quando il fisico viene messo a dura prova, forse lì è il momento in cui la nostra mente comincia a cedere, perché non abbiamo ovviamente possibilità di fare altro e quindi nel momento in cui il tuo corpo ti dice... ok, molla, lì la mente cede e riusciamo appunto ad abbandonare la zona di sconforto, dico io, che ci siamo creati e accedere ad altre dimensioni. Diciamo che viene fuori la nostra essenza quando la mente un pochino ci lascia respiro. Esatto, sì, quando ci lascia il respiro riusciamo un pochino a mostrarci. Silvia, tu sei stata accompagnata, no, in questo percorso di conoscenza e anche per utilizzare le piante maestre. Sì. È bene non far da soli, ma essere accompagnati da un esperto? Assolutamente sì, è fondamentale innanzitutto essere accompagnati da una persona con un'esperienza bella consistente. È sconsigliatissimo farlo da soli perché comunque sono esperienze molto importanti, non tanto perché ci sia in sé un pericolo a livello fisico, ma perché lavoriamo con l'energia e quindi se noi non abbiamo l'abilità di maneggiare l'energia che in quel momento il campo offre, nell'apertura più totale, nell'espansione che noi abbiamo, possono arrivare delle disarmonie che poi ci portiamo avanti nella quotidianità. Quindi è indispensabile farlo con una persona di esperienza. Io consiglio sempre anche l'esperienza in loco, quindi in terra madre. Perché è fondamentale e respiri proprio quell'energia che anche se viene riportata qua, ovviamente non è la stessa. E quindi è fondamentale farlo in uno spazio e con persone sicure e formate. Giusto. Come fa una persona a sapere di quale pianta ha bisogno in quel momento? Se ha bisogno di un'energia femminile, un'energia maschile, di quale elemento? Allora, lì rientriamo in quel campo di magia che nella dimensione sciamanica è sempre presente, perché lì la mente la dobbiamo togliere per forza, perché non ne diamo fuori. E quindi in realtà ci si basa tutto su un sentire, che vuol dire tutto e vuol dire niente, però in realtà quando si va di pancia, si va di sentire, arrivano le piante che sono allineate alla tua energia. Io, ad esempio, ho sempre scelto di lavorare soltanto con l'ayahuasca perché non sentivo un'alchimia, una connessione con altre piante maestre. Per me è stata quella e quindi non ho sentito affine nient'altro. Quindi penso che proprio è un po' il richiamo che il nostro spirito fa legandosi ad un altro spirito in quel momento. Grazie, grazie Silvia. Un'altra domanda. Si sente molto parlare adesso di energia femminile, di potere femminile, del sacro femminile. Come mai c'è questo risveglio in questo campo? Beh, c'è questo risveglio perché i ruoli sono andati completamente persi. Quindi, come io dico sempre, parliamo sì di sacro femminile, però dobbiamo parlare anche di sacro maschile, perché in realtà abbiamo perso identità, quindi la donna ha perso il ruolo di donna e la stessa cosa vale per il maschio. E quindi dobbiamo un po' riportare al sacro le nostre polarità, quindi sia il maschile che il femminile. E per farlo dobbiamo entrare all'interno di questa polarità, toccarla attraverso la pratica, attraverso tutte queste, diciamo, contatti con la dimensione sottile e anche con la consapevolezza che dobbiamo riappropriarci del ruolo. Quindi, ovviamente, parlando di sacro femminile adesso, nei percorsi che io faccio di sacro femminile, è un sacro femminile però aperto al maschile, perché sono due dimensioni che non si conoscono, soprattutto il femminile negli anni, un po' per rivalsa contro ciò che il femminile ha subito, ci siamo andate un pochino a rafforzare delle cose in maniera così talmente tanto rigida dove il maschile teme il femminile e quindi non c'è un equilibrio e quindi dobbiamo un pochino riportare l'equilibrio e andare a far conoscere
il femminile e il maschile e viceversa. Il femminile essendo una forza accogliente, una forza amorosa, amorevole, che insegna l'amore, che nutre, è proprio questo il lavoro che si deve fare, aprire per poter far entrare, quindi nell'aprire dobbiamo saper aprire e nell'entrare il maschile deve saper entrare ed è questa danza alchemica di equilibrio che stiamo cercando di ristabilire, appunto. Tu dici che per rivalsa l'energia femminile ha attinto all'energia maschile, ma in una sorta di forzatura. Sì, assolutamente. Infatti il modello di donna è molto androgeno adesso e è una donna molto forte. Non che la donna non deve essere forte, però la donna è forte nella sua dolcezza. Quindi quando c'è una marcatura troppo ben radicata di un maschile all'interno di un'anima che incarna un femminile, si vanno a rompere degli equilibri. E quindi gli equilibri poi ovviamente si manifestano magari in un'irregolarità del ciclo mestruale, in una non conoscenza della propria femminilità, del proprio apparato sessuale femminile, non c'è conoscenza su come praticare una sessualità cosciente e che eleva verso l'alto, tutte dinamiche che appunto sono mancanti sia nel femminile, ma di conseguenza anche nel maschile. Giusto, giusto. Belle considerazioni, grazie. Io so che tu fai anche dei corsi, vero Silvia? Ce ne Sì. dici il prossimo dov'è? Cosa si tratta? Allora, sì, il prossimo lo faremo il 24 di giugno e sarà un sacro femminile, aperto anche al maschile. E in questi incontri si tratta la fase lunare che ci accompagna in quel modo, in quel momento, cosa va ad innescare all'interno del femminile, che il femminile già ha la propria luna all'interno quando è in fase mestruale, quando è in fase della menopausa, ha comunque la sua luna, non è più rossa ma è d'argento. E andiamo a vedere cosa innesca a livello energetico, però essendo che tutti sono ciclici, queste cose riguardano anche il maschio, quindi quando la luna cala ne risente il maschio, quando la luna cresce continuamente ne risente, quindi andiamo un pochino a capire come funziona la ciclicità, come accogliere il nostro ciclo, quindi proprio per ciclo inteso ciclo energetico, quando noi siamo in apertura, quando siamo in chiusura, quando siamo nutrienti o quando siamo un pochino più restie nel mostrarci e andiamo a lavorare su questa parte, quindi in connessione appunto con la fase lunare nel campo energetico e poi con delle pratiche che sono pratiche sempre riferite magari a ritualistiche dove andiamo un po' a ricompattare il nostro cellulare, quindi possono essere dei bendaggi, delle fasciature, c'è un rituale di pulizia uterino, un rituale del lavaggio del cuore. E con delle pratiche andiamo a ripristinare gli equilibri che in quella fase sono calati o sono troppo in esubero e quindi ci portano a una disarmonia. Ok, perfetto, grazie. E c'è un sito, vero? Hai un sito dove poter andare a vedere tutto questo? Sì, mi possono trovare sulla pagina pubblica Tribuna Uniao, progetto Makulele o sul profilo Tribuna Uniao. E un'altra cosa che porto avanti all'interno di questi corsi è la musica medicina, quindi per chi vuole ascoltare trova qualcosa su Tribù Doniao su YouTube. Ci dici qualcosa della musica medicina che mi piace molto? La musica medicina è medicina, infatti a me piace raccontare di essere una donna medicina che incanta cantando, perché per me la musica è stata la medicina successiva che si è presentata dopo aver incontrato l'ayahuasca e ho proprio assorbito il concetto di cura attraverso il veicolo della voce, quindi del quinto chakra, della vibrazione che cura e che arriva all'interno del nostro corpo quando noi appunto ci esprimiamo, creando, cantando, e il potere del canto medicina in sé, perché sono canti che vanno a richiamare determinate energie, determinate entità e in ogni canto medicina c'è un messaggio di cura che il corpo energetico riconosce, anche non conoscendo le parole o non riuscendo a capire cosa in quel momento il canto dice, comunque la nostra biologia la riconosce e arriva la cura. E lavorando con la musica medicina, noi lavoriamo con la frequenza del 432, andiamo maggiormente a lavorare sulla nostra biologia perché la nostra biologia riconosce quella frequenza portando sincronia nei due emisferi e
e andando appunto a far immergere il soggetto in una profondità, nell'introversione più profonda attraverso il canto e a step, quindi è un viaggio in realtà, un viaggio sonoro. A step andiamo a toccare ogni centro energetico per poi salire e portare un'armonia completa. Bellissimo, ma queste canzoni si trovano sempre nel tuo sito, Silvia? Allora, si trovano in Tribù da Uniao, sì, c'è qualcosa pubblicato, ci sono dei canti di tradizione o dei canti anche che diciamo ho ricevuto in fase di cura con le piante. Gli sciamani dicono che quando la pianta ti riconosce, ti regala un canto e quindi diciamo che è stata una sperimentazione che ho fatto attraverso il canto, quindi si trova qualcosa di inedito che ho potuto ricevere anni fa con il grande regalo dell'incontro delle piante di potere. Meraviglioso. Ti faccio due domande da parte di chi ci segue. Allora, Concetta ti chiede: posso chiedere come sei stata messa in contatto con gli sciamani? Grazie, potresti allargare l'invito a noi altre donne. Allora, io ho conosciuto gli sciamani tramite persone che già li conoscevano, perché ci sono tantissimi sciamani, però si deve tener conto di una cosa: lo sciamanesimo è un'arte che ti permette di vivere in libertà attraverso il maneggiare le energie, però le energie sono neutre, quindi noi possiamo fare andare l'energia verso la luce o anche verso l'ombra, e questo fanno anche gli sciamani, quindi è importante conoscere bene dove si andrà, conoscere bene la persona, con che intenzione lavora, perché è fondamentale per non incappare in situazioni dove invece di portare cura si può portare qualcos'altro. E quindi io sono andata, ovviamente, mandata da persone che conoscevano in fiducia questi sciamani. E poi, ovviamente, continuando a tornare in quella terra, ho avuto l'opportunità di conoscerne altri e assicurarmi che il loro lavoro era un lavoro puro, perché adesso c'è anche molto business sciamanico anche su questa cosa. Si sono aperti questi viaggi sciamanici, dove le persone vanno ovviamente in buona fede, però purtroppo arrivano lì e c'è soltanto una mercanzia dove si scambia un prodotto, ma non c'è uno scambio Energia. di energia, di uno spazio di cura che si apre in maniera pulita, sì. Tu sei andata da sola? Allora, a quel tempo sono andata con un gruppo e con le persone che frequentavo in quel momento. Ed è stato molto bello perché lì appunto in quella semplicità si è in pochi e quindi si ha la possibilità anche di entrare nell'universo di ogni persona ed è bello come ogni persona ovviamente è un frattale, è un frammento di noi e quindi in quella noia, in quella lentezza c'era la possibilità di osservare gli altri, ma osservando l'altro stavamo osservando noi ed era incredibile di come in realtà tutto ciò che respingiamo è quello che abbiamo al nostro interno e è una cura molto profonda perché tu vai lì e ti trovi senza cellulare, che se, adesso se lo dici a qualcuno va in panico, È senza già questa nessun una mezzo, buona cura, no? sì, esatto, senza nessun mezzo informatico. Se ti va proprio male, 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 sei senza acqua calda e con il cibo anche misurato. Poi ci sono sempre tanti moschitos che vengono a trovarti e il moschitos è una zanzara delle nostre all'ennesima potenza e quindi non ti lascia respiro in ogni attimo. Quindi tu sei lì, aperto ai lavori che fai, perché poi fai tante capanne sudatorie, fai tante pulizie, purificazioni, il mangiare è quello che è. Ovviamente lavorando nel nostro interno, riportiamo a galla tutto quello che ci è scombinato, quindi siamo degli elastici, qualsiasi cosa che arriva risuona in maniera con un impatto stratosferico, e quindi tu sei lì che sei esposto a tutto, e in quell'esposizione hai la possibilità di avere una vetrina davanti che siamo noi in altre mille forme, però siamo sempre noi. Quindi il lavoro di riconoscere in noi anche nell'altra persona, magari in una persona che respingiamo poi, tra l'altro, è interessante perché ti permette di fare un lavoro diverso, ti sposta in un altro modo di vedere le cose, ti metti in un'altra posizione di guardare. Ne parli con un amore contagioso. Bellissimo. Sì. Ma io ti dirò che quando mi chiedono queste cose, ancora adesso, ovviamente la commozione arriva perché ho una profonda gratitudine e
E dico la sincera verità che per una persona come me, che ero molto nel mentale, ero molto nel controllo, ovviamente uno scossone di una diagnosi, di una patologia come la mia è stata ovviamente una revisione totale del mio essere, della mia vita. E una revisione totale anche di abbandonarmi a dire: ok, io adesso con questa cosa non posso controllare più niente perché non so, devo cavalcare l'ignoto. E quindi in quella dimensione del tempo che è partita 9 anni fa, però in realtà se tu mi chiedi, essendo che non c'è spazio e tempo in queste dinamiche sciamaniche, mi sembra non siano passati veramente 20 anni. E tutto quello che ho passato è come se il mio corpo l'avesse passato tante volte, come se la mia anima sapesse che quella cosa l'ha vissuta 1 milione di volte. E quindi ne parlo con una gratitudine immensa perché credo sia stato il regalo più bello che io potevo ricevere. E quindi anche ovviamente quando arriva una cosa così forte nella vita, no? A volte sono proprio quei risvegli che arrivano in una velocità tale dove tu non puoi pensare sì o no, vai perché non c'è alternativa. E nell'andare, molli a questa comprensione, cominci a fluire, cominci ad abbandonare il controllo e lì capisci che siamo fatti di una morbidezza che contattiamo gran poco nella quotidianità, perché abbiamo paura fondamentalmente, abbiamo paura. E niente avviene per caso. Hai detto una cosa meravigliosa, sai, Silvia, che è stato un regalo. Questo stato di non salute tua è stato un regalo per ritornare a casa, ritornare alla tua vera essenza. Beh, Sì. hai detto una cosa fantastica, che non è da Sì. tutti. È una cosa molto bella. Ovviamente no, non è facile, non è che a qualsiasi persona che sta vivendo un momento difficile le ammetti di così e tutte le cose si sistemano, perché ovviamente c'è tutto un percorso da fare di accettazione, di accompagnamento, di incontri con parti molto scomode del nostro interno e quindi sai, fare un lavoro totale, destrutturare completamente e poi avere anche la voglia e la forza di ricostruirti magari in un modo che prima non era concepito all'interno della tua mente, è un lavoro molto difficile, però il premio che poi ricevi ha un valore inestimabile. È stato il tuo percorso di guarigione sia fisica che interna, che emotiva Sì, e spirituale. sì, sì. Un'altra domanda è da Francesco. Il discorso sulla sessualità è fondamentale. Il modello proposto è pornografico, violento e fuorviante. Che vuol dire femminile aperto al maschile? Allora, in maniera molto semplice, non c'è conoscenza della sessualità, ma perché non c'è conoscenza né delle parti intime, se le donne non conoscono come è fatta la loro sessualità e viceversa per il maschio, e nella maggior parte dei casi viene strumentalizzato il sesso soltanto per dare piacere o viene soltanto usato per scaricare, quindi fare una sorta di scarico energetico e quindi non viene utilizzato come uno strumento di cura. Quello che io intendo è proprio aprirsi alla sessualità e per aprirsi vuol dire innanzitutto conoscersi, conoscere la persona con cui si intraprende questo viaggio insieme e nel farlo ci deve essere ovviamente consapevolezza e ci deve essere una sacralità. Per sacralità intendo che il corpo, il mio corpo e il corpo dell'altra persona è sacro e una cosa sacra va trattata in questo modo qua. E quindi quando noi apriamo uno spazio di cura anche nella sessualità, tutto cambia, che ovviamente non deve essere che una persona debba fare chissà che ritualistica, è proprio come una persona integra il sesso all'interno della propria vita, che può essere una sessualità condivisa o può essere anche che non se ne parla mai perché è sempre vergognoso. Un'attività sessuale di autoerotismo, perché la pratica di autoerotismo nello sciamanesimo è molto utilizzata come pratica di conoscenza, pratica di rafforzamento del proprio potere personale, forza di nutrimento e forza anche di collisione o collasso della nostra materia, perché attraverso la pratica dell'autoerotismo o della sessualità condivisa abbiamo proprio la possibilità di rinnovare la nostra frequenza cellulare e tutte le nostre i nostri livelli biologici all'interno del nostro corpo. Quindi, se utilizzato
in forma corretta e con la conoscenza adeguata è medicina. Grazie Silvia, grazie, grazie, grazie per questa risposta. E Bruni ti chiede dove ti trovi. Tu sei veneta e fai corsi Io sono in Veneto. veneta, sì, io faccio corsi in Veneto, nella provincia di Padova o nella provincia di Vicenza, quindi mi può trovare lì o nelle indicazioni che ho dato prima sulle pagine, mi possono scrivere tranquillamente lì. Io Silvia ti ringrazio tantissimo per tutte queste informazioni che ci hai dato. È stata una live preziosa per me, grazie di cuore. Grazie a te per l'opportunità. E grazie, grazie ancora a tutti quelli che ci hanno scritto, quelli che hanno commentato, quelli che hanno messo un like. Grazie, grazie, grazie. E Silvia, ci teniamo in contatto. Certo. Ebbene, saluto tutti. Grazie Valeria, Un grazie per questa abbraccio opportunità. e vi lascio con un promo dei corsi. Ciao a tutti, ciao Silvia, Ciao, ciao. grazie, ciao.